3 febbraio 2019, a un anno di distanza qui a Mede, è stato svelato ancora una volta il volto luminoso di Teresa. E questo grazie a questo spettacolo commosso e commovente. Attraverso le scene, i racconti, le musiche, il ballo, ci avete fatto penetrare nelle pieghe più profonde del tessuto umano e spirituale di questo giovane martire dei tempi moderni. Teresio ha fatto cose grandi in tutto il mondo, però è partito da qui, dalla Lomellina. È uno di noi, un ragazzo che ha camminato nelle nostre strade, ha giocato nei nostri cortili, ha pregato nelle nostre chiese. Il percorso suo è stato articolato, complesso, si è trovato a confrontarsi con momenti storici difficili, contraddittori. È stato chiamato a fare scelte ardite. È stato ben spiegato in questo spettacolo, è stato un alternarsi di bianco e nero, ombre e luci, bene e male, amore e odio. Ma alla fine l'amore ha vinto. Teresio nel lager nazista è stato la presenza di Dio nell'inferno creato dall'uomo. Nella sua vita ha avuto percorsi difficili, però si è sempre abbandonato allo Spirito Santo. Lo Spirito gli ha fatto percorrere sentieri impervi, lo ha anche fatto salire sulla croce, ma ne ha fatto un esempio di bontà, di misericordia, di carità. Un'ultima cosa, questo spettacolo si pone nell'alveo di un percorso di studio e di riscoperta del personaggio, iniziato oltre 30 anni fa dal compianto vescovo Monsignor Mario Rossi, il quale affidò ad una equipe presieduta da Don Mario Tarantola qui presente, con l'aiuto di tanti collaboratori, tra cui l'avvocato Franco Colli, i quali hanno avuto l'incarico di raccogliere ogni informazione sulla vita, sull'esperienza di Teresio. Hanno raccolto una miriade di documenti, testimonianze, scritti. Questi scritti sono serviti per un duplice binario, da una parte per giungere alla beatificazione e quindi per il percorso canonico, il processo. Sono stati utili ai teologi per accertare l'eroicità delle virtù, la santità di vita, il martirio. Dall'altra parte, questo materiale importante, fondamentale, che è la base di tutto, è servito per poterlo far fruire alla gente affinché conoscessero l'autentico Teresio, la vera esperienza umana e cristiana, il suo vero cammino spirituale e di santità. Allora questo materiale un po' difficile, ostico, è stato spezzettato in tanti libri, in tanti articoli, affinché la gente potesse fruirne agevolmente e comprendere il racconto e la straordinaria esperienza di questo giovane. Ultimo libro in ordine di tempo è quello che trovate in fondo, dove l'autore è Teresio. Sono i suoi scritti, lui parla di se stesso e allora si entra attraverso questi scritti nel cuore dello studente, del giovane, del partigiano, del martire, del detenuto. Dall'altra parte quindi questo percorso di conoscenza con i libri. L'ultimo atto è proprio questo spettacolo che si basa fedelmente sugli atti processuali. Pertanto abbiamo potuto assaporare, gustare fino in fondo tutta la bellezza e il fascino di questo nostro giovane martire. Un invito, non fermatevi qui, andate avanti, portate questo spettacolo in altri paesi della diocesi, fuori diocesi, siate araldi, missionari del percorso spirituale, del messaggio di santità di questo nostro martire. Siete stati bravissimi. Grazie.